Trascinata dagli americani Bell e Cannon, la Fortitude Agrigento espugna il Palasport di Frosinone battendo la Virtus Cassino 75-69. Ottima prova anche per Dimitri Sousa, 14 punti. Bene anche Ambrosin e Fontana, che chiude con 9 punti al referto. Vittoria importantissima per il quintetto di coach Franco Ciani, che si conferma in zona playoff. Inizio di gara perfetto per i biancoazzurri, che giocano una buona pallacanestro, costringendo gli avversari a rincorrere sempre il risultato. Primo quarto di chiara marca Agrigento, 22-16. La Virtus Cassino, ultima in classifica, entra in partita dal secondo quarto in poi. Pepper sale in cattedra e si va al riposo lungo con un vantaggio di 3 punti per Agrigento, che trova i canestri pesanti di Fontana e Bell. Il rientro in campo premia la Fortitude Agrigento, che prova ad allungare di nuovo con i punti di Guariglia. Cassino cerca ma non trova la rimonta. Ottimo lavoro di Cannon su Hall e Pepper. Agrigento cresce con il passare dei minuti e scappa sul più 10. La squadra di Ciani gioca molto bene. Soltanto nel finale la Virtus Cassino dimezza lo svantaggio. Agrigento chiude il terzo periodo avanti 56-51. Ultimo quarto equilibrato, i padroni di casa riaprono la partita con Hall, pareggio 56-56 e battaglia al Palasport di Frosinone, match infuocato fino al termine. Cannon segna anche da 3, ma Cassino risponde colpo su colpo. Agrigento è avanti prima di 2 e poi di un solo punto. Ci pensano il capitano Evangelisti, Ambrosin e Bell a riportare i siciliani avanti di 7 punti. Comanda Agrigento, anche se la Virtus Cassino le prova tutte per riaprire le ostilità. La squadra di Franco Ciani rimane concentrata e porta a casa la vittoria. Cannon, miglior marcatore dell'Agrigento, con 18 punti al referto.